Ciao a tutti, sono Simone Vacca, vengo dall'Italia. Il mio documentario parla di Iago, uno scultore contemporaneo che si rivolge a Canova come maestro. Spero che vi piaccia e buona visione. Quando si parla di ispirazione, ti chiedono dove prendi l'ispirazione, sembra quasi che ti venga chiesto dove prendi il suggerimento, chi ti suggerisce quello che dovrai fare. E io non credo nell'ispirazione, io credo invece che tutto quello che ci circonda ci condizioni, perché così funziona nel linguaggio ed è innegabile che il linguaggio di un maestro sacro della tradizione come Canova abbia fatto brecciano quello che è il mio modo anche di vedere e di capire il bello, ok? Perché quello che lui ha costruito è uno standard, un punto di riferimento che in un modo o nell'altro ci accompagna nelle nostre valutazioni quotidiane e quindi è innegabile che non funzioni per me allo stesso modo. Credo di capire alcuni meccanismi che sicuramente hanno accompagnato il maestro Canova nel suo percorso, ma quello che mi interessa di più di tutti è l'aspetto imprenditoriale, come è riuscito a coniugare quella capacità, quella visione, quella prospettiva, quel modo di applicare la creatività in un contesto in cui fare quel gesto voleva dire veramente essere innovativi. Io, se devo scegliere di riconoscermi in qualcosa, è in questo che mi riconosco, perché lì sta l'indipendenza, cioè la forza dell'artista del tempo, di quel tipo di artista, che lo era lo stesso Bernini, lo stesso Michelangelo, avevano le stesse, poi, caratteri diversi, ma lo stesso modo di vedere alla propria libertà. Ecco, io mi riconosco in quello, cioè nella necessità di insistere in quella direzione, perché quello che devo proteggere, e lui lo sapeva molto bene, è la mia libertà di fare quello che voglio, come dico io, quando lo dico io e per chi dico io, ok? Se devo accettare un compromesso che sia un imperatore, questo posso immaginare che poteva passare nella mente di un uomo del genere, perché era profondamente ambizioso, ma di un'ambizione sana. Di voler utilizzare il tempo della propria vita per fare esattamente quello che aveva nella testa. Perché? Perché continuava ad essere, nonostante tutto, e questo lo vedi guardando le sue opere, il bambino che lasciava il piccolo paesino con un sogno nel cassetto, tirato fuori da quel cassetto e portato nella realtà, capace di vincere premi e non di rimanere con la paura dentro casa, ma di fare un salto quantico e andare in una Roma nuova, in un posto da solo, per conquistarla. E lì inizia il viaggio. Io posso immaginare lo stesso, insomma, il giovane Canova che a un certo punto decide di andare via. È il momento dell'intimità quando lui scende con se stesso e capisce che non c'è alternativa, cioè è un momento di lucidità e dici sì, io devo assolutamente insistere in seguire questa strada perché altrimenti rimango in una dimensione che conosco. E tutto questo è un limite, soprattutto per chi sa che se vuole essere felice, perché l'ha fatta l'esperienza della gioia, la gioia del fare, lui sa cosa lo rende felice e sa che è limitata lì poi, cioè a un certo punto tu hai riempito tutti i vuoti dentro il piccolo centro e sai che devi trovare nuovi spazi, nuovi affacci, nuove dimensioni. Il creativo, chi crea, fa un'esperienza unica al mondo e non c'è nessun viaggio che tu possa offrire come vacanza che è uguale all'esperienza che lui fa quando crea. Quindi Canova, quando lo immaginiamo come a servizio dei reali di tutto il mondo, possiamo immaginare benissimo una persona che non aveva il timore di mettersi, no, a servizio, ma con l'obiettivo di imparare.
perché il ragazzo, l'uomo che tornava indietro, era un uomo che poteva diventare necessario per una nazione come rappresentante di un pensiero. Difatti poi veniva chiamato per recuperare le opere, come veramente diventava un punto di riferimento assoluto. Ma chi arriva a quel livello? Chi rischia? Ad Anagni, che è un magnifico paese con questo sapore medioevale, e oggi vedo il piccolo centro come una grande opportunità, perché nell'immediato tu hai tutto, non sei un numero come nella metropoli. E poi qual è la grande opportunità? È il fatto che sei accompagnato, conoscendo il mondo e avendone sentito parlare, da questo desiderio di riscatto. Cioè, vuoi poter dimostrare che ce la puoi fare, cioè che puoi essere indipendente in una dimensione molto più ampia. Quindi per me il viaggio è stato fondamentale, perché a un certo punto ho capito, uscendo dal mio piccolo mondo, ho capito che invece era il luogo dell'apprendimento, cioè che la casa è una borsa che tieni sulle spalle, che porti con te. Sa essere una valigia, una casa. Quando sono stato di recente in mostra a Possagno per vedere il magnifico allestimento, no? Dove c'è anche quest'opera, questo modello che avevo realizzato in gesso, ho potuto ammirare dal vivo Dedalo e Icaro. E quello che può sembrare una citazione, in realtà è il racconto del rapporto che questo giovane ragazzo aveva, è l'omaggio, no? Nei confronti di questo nonno, che effettivamente è stato un punto di riferimento. Ed è bello pensare che ha dedicato una parte del suo tempo, perché il tempo, ricordiamoci, che è l'unica cosa che non possiamo comprare, quindi deve essere una cosa molto importante per uno scultore che ci mette mesi per fare una cosa, celebrare, nascondere dietro la citazione colta, no, di un soggetto come quello, invece una storia del tutto personale, del rapporto intimo e familiare con una figura che è innegabile che sia stata di assoluto riferimento. Quando ho osservato quell'opera ho riconosciuto quello che è successo diversamente, non con un nonno ma con i miei genitori, che hanno avuto l'intelligenza, la sensibilità di riconoscere in me un talento, di lasciarmi la totale libertà, sostenendomi amorevolmente, di poter utilizzare quel talento, quell'oggetto, perché il talento è una cosa, no? Per poterci fare quello che volevo. Canova è riuscito perché ha avuto dei punti di riferimento, ok? Che magari non gli ha detto cose particolari, però gli ha fatto capire che c'era il duro lavoro dietro. L'opera, uno può avere la paternità dell'opera, può esserne il proprietario, ma quell'immagine è del mondo. Appartiene a tutti, è patrimonio di tutti, ok? Quindi io posso prendere quell'immagine, inevitabilmente diventa mia, quando la vedo è mia quell'immagine, e quindi quella sedimenta e riemerge in altri modi. E questo fa la scienza, questo fa la ricerca, una formula matematica è fatta dei risultati di proprietà di altri, ma che sono del mondo allo stesso tempo, che diventano una nuova formula. E così fa il linguaggio, così fanno i sentimenti, così fanno tutte le cose. In fondo facciamo tutti le stesse cose. Canova è riuscito ad anticipare i tempi e a darci la possibilità anche di raccontare oggi il mondo con supporti, no? Anche virtuali, che probabilmente non sarebbero esistiti se non ci fosse stato un genio come soltanto Canova è riuscito ad essere.